preparati, allaccia le cinture, siediti comodo o comoda, perché questo sarà un bel tutorialone, un bel tutorial quasi completo su Google Maps, su come utilizzarlo al meglio quando sei in viaggio o in vacanza. Perché? Perché solitamente utilizziamo Google Maps in una maniera, diciamo che se Google Maps ha una potenza 100, noi lo utilizziamo più o meno il 20%, 25%. La maggior parte delle persone lo utilizza per farsi guidare da un punto A a un punto B, o al massimo per vedere quattro recensioni in croce. In realtà le funzioni di Google Maps negli anni sono cresciute tanto e diventerà e sarà ed è un'app fondamentale quando siamo in viaggio. Vediamo un po' tutto quello che è, sarà un tutorial piuttosto lungo, quindi ripeto, mettiti comodo, mettiti comoda, ma di informazioni da dare ce ne sono tanto e diventerà per te, come lo è per me, come lo è per tutti, uno strumento fighissimo nei nostri viaggi. Per Travel Club è la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia, oltre 400 persone già iscritte alla parte completamente gratuita, tantissimi contenuti, destinazione Italia, destinazione mondo, tanti corsi sia di lingue che di crescita personale, insomma tante tante cose interessantissime, utilissime. E ripeto, la parte principale è completamente gratuita, la piazza principale, trovi il link qui sotto in descrizione per iscriverti, e entrando nella parte gratuita potrai anche partecipare al Quiz Night. Al Quiz Night del lunedì sera, ore 21:30, giochiamo stile trivial con domande di viaggio e puoi vincere un sacco di premi. Insomma, link qui sotto in descrizione, entra e poi prendi un po', orientati un po' e vedrai tutti i contenuti e i link che ci sono. Prima di andare a schermo ti do un indice sostanziale dei contenuti che tratteremo in questo video tutorial importante, quasi completo, sì, perché le funzioni sono tantissime, e quindi ti do questo indice. Poi andiamo direttamente a schermo del mio telefono, perché sostanzialmente l'utilizzo di Google Maps da in viaggio è sostanzialmente da telefono, è quasi sempre da telefono, tranne un'ultima funzione che vedremo alla fine, che è quella di creare i nostri itinerari. I propri itinerari li possiamo creare, ma quello si può fare soltanto per ora da computer, quindi vedremo anche quello. Comunque, indice del tutorial di oggi è una premessa importante. Dovrò fare una premessa importante che riguarda la privacy e anche dei video che ho già pubblicato. Parleremo del menu principale, quello che è posto nella parte bassa di Google Maps. Poi parleremo del menu in alto, altro menu principale nella schermata quando apri Google Maps. Tipologie di mappe, le varie tipologie di mappe e la scelta dei dettagli sulle mappe, perché questo è molto importante, ce ne sono diverse. Poi andremo a vedere come si utilizza in viaggio per le singole schede ad esempio di ristoranti. Vedremo come interagire con loro, perché è fondamentale, diventa una grande app dove puoi fare tante cose nella singola scheda, nei negozi, le schede dei negozi, le schede dei luoghi di interesse, perché sono tutte un po' diverse queste tipologie, e poi la scheda dei trasporti pubblici, che sono un'altra cosa molto utile quando siamo in viaggio, perché ripeto, ci sono delle funzioni interne che magari ti sono sfuggite o magari non utilizzi perché le hai viste una volta, poi ti sei scordato o scordata. Poi vedremo come scaricare offline le mappe, lo faremo da telefono appunto, molto semplice, vedremo anche come funzionano le mappe offline. Poi come condividere la nostra posizione o le posizioni di locali dove magari che vogliamo condividere con qualcuno, ecco. Poi vedremo appunto, come ti dicevo all'inizio, andremo a schermo del computer invece, e dalla versione diciamo desktop di Google Maps vedremo come si procede a creare un itinerario proprio. E poi concluderemo con alcune consigli e alcune risorse importanti. Sono due le premesse sostanziali. Allora, una molto semplice è che nel tempo ho pubblicato diversi video su Google Maps quando uscivano delle funzioni che reputavo, secondo me, importanti, interessanti, utili per tutti noi che siamo in viaggio. Questi video te li metto qui sotto in descrizione, qualcuno te lo farò passare anche qui sopra durante questa registrazione, questo video. Quindi vai a vedere anche quelli, perché magari parlo di funzioni che magari qui accenno soltanto oppure non le cito nemmeno, ma fanno parte assolutamente del nuovo universo di Google Maps. Ecco perché ho chiamato questo video un tutorial quasi completo. Perché? Perché non sarà stracompleto, perché ci sono troppe funzioni, staremmo qua ore, ma ho già fatto diversi video dove vado ad analizzare altre funzioni. Quindi quelli più questo diventa un tutorial quasi quasi completo, o quasi al cubo anche completo. Perché? Perché mancherebbe veramente poco.
Seconda premessa super importante è che Google Maps non è sicuramente un'app per chi teme privacy, teme della propria privacy, teme di queste cose qua. Chi ha una logica un pochino chiusa, un pochino di, passatemi il termine, che non vuole discriminare nessuno, complottista, eccetera, eccetera, capite che Google Maps non è l'app da utilizzare. Sì, è vero, potete utilizzarla, ma non l'avrete mai al pieno delle sue funzionalità se non condividete le vostre posizioni, se non fate in modo che Google Maps registri i vostri spostamenti. Ergo, se dovete scegliere un'app che è quella più invasiva a livello di privacy di tutto il vostro telefono, io credo che sia proprio Google Maps. Quindi alzo le mani, a me non interessa nulla, anzi a me fa piacere che ci siano delle registrazioni dei miei percorsi, perché in questo modo riesco ad interagire al 100% con quest'app, ma è il mio pensiero. Chi non vuole può settare la privacy in maniera completamente diversa e andare poi a escludere tante funzioni utili di Google Maps. Questo è una scelta assolutamente personale, questa, e io non ci metto becco. Ve lo dico perché tante funzioni che vi faccio vedere sicuramente richiedono la privacy aperta, e la privacy del tutto aperta non tutti la vogliono dare. È molto molto importante. E ora cominciamo con l'analisi del menu, quello principale che trovate in basso. Lo trovate in basso nella versione Android, magari in altre versioni lo potete trovare in altre posizioni, comunque cambierà pochissimo se avete iOS, se avete Android, insomma è praticamente identico, quindi cercate quello che vi dico perché le voci sono quelle. Come vi dicevo, passiamo direttamente sul mio telefono, ci passiamo così, vediamo se tutto a posto. Sì, così è a posto. Non fate caso alla banda laterale, quella a sinistra, perché è una banda del programma che sto utilizzando per registrare lo schermo del mio cellulare. Diciamo che quella banda dove c'è un menu sulla sinistra non esiste in Google Maps, i menu sono quelli sopra e sotto, ok? Menu a sinistra non esiste in Google Maps, questo è importante, è il programma che sto utilizzando. Come vedete mi segna già la mia posizione dove sono adesso, la faccia della privacy, ma cercherò di farlo in largo in maniera che non si veda precisamente la via. Comunque andiamo a vedere, allarghiamo un po' la mappa, andiamo a vedere il menu sottostante. Il menu sottostante l'ho messo in italiano, di solito il telefono o in spagnolo o in inglese, comunque abbiamo il tasto esplora che ci permette, cliccando, di andare a esplorare appunto gli ultimi aggiornamenti per la zona in cui siamo. Io qui adesso sono a Tarragona, in Catalogna, e quindi come potete vedere mi dà gli ultimi aggiornamenti per Tarragona. Se io apro la schermata avrò, così è più comoda anche da vedere, in alto avrò diverse categorie da cui posso scegliere. Ristoranti indiani, non so perché me lo dà, perché non ho mai mangiato indiano qui, però forse perché mi vuole incitare a mangiare indiano, non lo so. Locali notturni, ristoranti di pesce, specialità pollo, parchi di divertimento. È chiaro, è tutto in funzione di quello che c'è qui vicino, perché se non ci sono parchi di divertimento vicino al luogo in cui siete non vi dà questa. Qui abbiamo Portaventura, che è uno dei parchi di divertimento più importanti al mondo, è chiaro che lo dà. Spiagge pubbliche, centri commerciali, insomma vi dà una fotografia molto veloce delle cose a volte più richieste. Poi sotto cominciate a vedere una serie di foto che sono state pubblicate ultimamente in ordine cronologico, ad esempio vedete 19 ore fa, 21 ore fa, da persone che hanno fotografato Tarragona o i locali di Tarragona, i ristoranti eccetera, qualche ora fa. Questo qui un giorno fa, una certa Lili ha scattato 13 foto, tra cui questa anche all'anfiteatro romano, che tra parentesi è qui di fianco a casa mia. Quindi un po' di foto le potete già vedere, andate a scorrere anche dei giorni precedenti. Quello che potete fare quindi è questo, cioè con Esplora potete vedere un po' di esplorare le zone vicino a voi e soprattutto andare direttamente a cercare destinazioni o cose da vedere e fare in quella zona lì. Ok, clicchiamo su Esplora, chiudiamo questa. La seconda voce del menu in basso è Vai. Se noi clicchiamo su Vai mi dà una serie di luoghi che ho visitato ultimamente e mi permette di ricliccare per mi fa l'itinerario per andarci velocemente. Questo lo possiamo raggiungere anche
da cerca qui il menu in alto, che è quello più sicuramente più utilizzato di tutti, ma se avete una serie di luoghi che frequentate spesso e che quasi andate ogni giorno, oppure che volete tornare in un luogo in cui siete stati, cliccate su Vai e come vedete apre questo luogo qua. L'ultimo luogo è stato il Carrefour Market, potrei anche cliccare su Carrefour Market e mi farà, mi dirà quanto tempo ci metto ad andarci da qui, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è la scheda salvati. La scheda salvati è dove voi salvate tutto ciò che vi interessa tenere memorizzato all'interno di Google Maps, anche per vedere poi in un futuro. Ora, quello che vedete qui che ho aperto e che sto utilizzando per una questione di privacy è un mio account di prova, su una mail che utilizzo in prova, appunto. Qualcosa, vedete che qualche cosina ho salvato, ma più che altro è una cosa di prova di account vecchio, eccetera, eccetera. Qui salvati di recente, salvati nelle vicinanze, visitati, ecco che puoi avere da visitare, puoi salvare come da visitare i luoghi speciali, preferiti, li puoi etichettare oppure vengono inseriti nei piani di viaggio. Come vedi qui sotto puoi avere anche tutte altre cose che sono gli spostamenti che tu hai fatto, le prenotazioni se hai, sono state caricate attraverso diciamo il borsellino, il wallet di Google, stai seguendo eventualmente per seguire altri itinerari e le mappe in generale. Insomma, funzioni e funzionalità, qua ci sono tutti i luoghi visitati, insomma qui registra anche tutti i luoghi, in realtà 1700 luoghi, perché tutti gli account girano anche qua. Quindi detto questo, in salvati avrai un tuo database di luoghi salvati, che potrebbe essere interessante, che poi si possono anche condividere, quindi è interessante. La scheda novità, prima di guardare quella pubblica, la scheda novità sono le novità delle persone consigliate per te, magari non si sa bene come lo classifichi, però mi dice che consulta recensioni, foto e aggiornamenti di persone e attività che segui su Google Maps. Io onestamente queste persone non le seguo, ma come vedete non ho cliccato sul tasto segui, ma a mio avviso sono inserite qui perché hanno fatto e visitato cose nelle vicinanze, quindi loro me lo inseriscono. Qui chiaramente se segui delle persone ti arriverà una sorta di social media dove arriveranno tutte le novità che hanno pubblicato quelle persone. Interessante, utile, può tornare veramente utile quando magari una persona che seguite ha fatto un viaggio e volete vedere che cosa ha salvato all'interno di Google Maps. Chiaramente sempre a seconda del livello di privacy che ha settato. Avete poi notifiche e messaggi, a seconda che ci siano notifiche e messaggi. Ora, non vi faccio vedere questa cosa perché è molto molto semplice. Menu pubblica, cioè ultima voce del menu in basso, pubblica, che è quella più secondo me figa di tutte, perché è quella che ci permetterà di andare a fare delle recensioni e a dare dei voti e a diventare anche local guide se diamo una serie di recensioni in un luogo e cominciamo a frequentare tanti posti, e possiamo diventare, acquistare anche punti all'interno di Google Maps e diventare qualcuno, non dico di importante, ma qualcuno seguito parecchio. Ora vedete questo qui, ripeto, è un mio account di prova, zero follower, l'altro che utilizzo è un po' più vivo, e però come vedete qui mi dice, perché mi dice se voglio lasciare una valutazione di questo luogo, cioè la pizzetta Parì di Tarragona, perché sostanzialmente ieri sera sono stato a mangiare, visitato ieri, come mi dice qua la faccia della privacy, sono stato a mangiare la pizza, anzi tra parentesi vi do una serie di consigli mentre siamo qua, visto che stiamo lavorando su Tarragona come esempio. Se volete mangiare italiano, non che se venite qua per 3-4 giorni dovete mangiare italiano, però se venite qua per più tempo e vi viene voglia di mangiare italiano, questo è sostanzialmente l'unico vero locale dove si mangia benissimo italiano qui a Tarragona. La pizza è napoletana, buonissima, eccetera, eccetera. Quindi vedete, io non l'ho ancora valutato, quindi potrei cliccare su dare quante stelle e poi dare una recensione. Così su, se ne avete tanti di locali, luoghi visitati ultimamente, io questo qua l'ho settato ieri, questo account di prova, e appunto mi sono scordato di rimettere il mio vecchio, infatti mi dice solo questo, però in realtà se andassi in quello che ho principale vedrei una marea di luoghi che devo ancora recensire perché mi manca un po' il tempo. Però di base potete anche andare a aggiungere un luogo su una mappa perché magari non è mappato, potete modificare la mappa di un certo luogo, chiaro, dopo ci sarà Google che andrà a fare un controllo di questa cosa qui, però voi se trovate un
un qualcosa che secondo voi è mappato male a un indirizzo sbagliato, potete cercare, potete dire di cambiarlo, e potete anche aggiungere luoghi se non sono mappati. Scrivere una recensione, voi potete scrivere una recensione, ora aspettate che mi allargo un po', di una qualsiasi cosa che girate. Adesso lui mi porta vicino a me, vedete, io voglio scrivere una recensione del Circo Romano di Tarragona, ci clicco sopra, vedete, mi apre post pubblico, mi chiede se lo voglio pubblico, e poi comincio a dare un voto al circo di Tarragona, al Circo Romano di Tarragona, clicco tutto quello che scrivo, tutto quello che voglio a livello di recensione, più siete completi meglio è, posso aggiungere tutte le foto che voglio, e poi clicco sul tasto pubblica. Questa secondo me è una figata, perché comincia a diventare un utilissimo strumento per andare a cercare tutto quello che vogliamo. Adesso vedremo anche appunto come funziona nell'utilizzo delle schede. Le tue visualizzazioni appariranno qua, ripeto, questo è un account di prova, ti mancano solo altre 5 recensioni per un livello 3, non ho mai lasciata una, eccetera, eccetera. Aiuta la comunità a scoprire come sono cambiati i luoghi delle vicinanze, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questo era il menu in basso. Ora torniamo alla pagina principale e guardiamo il menu in alto. Il menu in alto, molto veloce, se abbiamo la chiave di ricerca, quella che viene utilizzata più spesso, che è cerca qui, se noi clicchiamo su cerca qui, poi scriviamo un indirizzo o scriviamo bancomat o scriviamo ristorante italiano o scriviamo tapas bar, eccetera eccetera, noi poi dopo veniamo portati in quella zona lì. Se clicchiamo sul simbolo di Google Maps a fianco di cerca qui, si riaprirà praticamente le ultime ricerche che hai fatto, e in alto puoi anche salvare casa, lavoro e altre cose che si possono salvare. Molto molto semplice, in maniera da poter ritrovare punti che avevate provato a cercare prima. Sotto è più o meno la stessa cosa che abbiamo visto anche sotto al cerca qui, quello che abbiamo visto nel menu in basso. Ci sono degli aiuti, cioè vogliamo cercare dei ristoranti, clicchiamo ristoranti, vogliamo cercare dei parchi, attrazioni, hotel, benzinai, alimentari, bar oppure altro, e ci clicchiamo sopra e arriva un sacco di roba. Come puoi vedere, possiamo cercare una marea di roba. Benissimo, noi clicchiamo su cosa vogliamo cercare e lui ce li va a cercare, cioè se nel senso a me va bene ristoranti, clicco su ristoranti, come vedi, boom, eccoli qua tutti i ristoranti, me li dà già in mappa e io la posso vedere così la mappa con la votazione media. Ma posso anche ricliccare qui, allora facciamo da zero, tac, riclicchiamo ristoranti, e come vedete ho la lista dei ristoranti che li mette in ordine di importanza, di pertinenza, come li chiama lui, però li puoi mettere anche in ordine di distanza, affinità, oppure aperti adesso, per prezzo, a seconda del prezzo che vuoi, più votati, insomma ci sono tanti filtri da utilizzare. Questo per i menu nella parte, diciamo, alta. Quindi a questo punto, dopo aver visto i menu nella parte alta, possiamo passare al nuovo punto di questo indice, che è la tipologia delle mappe. La tipologia delle mappe è praticamente come tu vuoi vedere la mappa. Allora, quello che ho io qui, come vedi, è abbastanza semplice, cioè è la classica di default con cui si vede appunto Google Maps. Vedete che ultimamente segnala anche le aree molto frequentate, questo è il centro storico di Tarragona, le aree molto frequentate nel momento in cui tu vai a vedere questa mappa, perché per una questione di protezione, di attenzione Covid, pandemia, eccetera eccetera eccetera, però va bene, magari è una cosa che rimarrà o non rimarrà, vedremo. Però se voi vedete quel tasto con i layer, con i fogli, che è nella parte alta, sotto appunto ristoranti, parchi, attrazioni, eccetera, nella parte destra, questo qui, se noi lo clicchiamo, ci si apre un menu dove vediamo la possibilità di avere tre tipologie di mappa, che è la predefinita, quella che vediamo sempre, che abbiamo visto adesso, il satellite, e l'andiamo a vedere e si vede proprio da satellite in alto, e i rilievi, se è utile quando non siamo in città ma siamo fuori, per vedere magari se un punto è più alto o più basso. Poi a seconda di ciò che vai a scegliere, puoi andare a prendere, soprattutto nella parte, se scegli predefinita, i dettagli della mappa, ovvero puoi mostrare il trasporto pubblico, puoi mostrare il traffico in live, cioè se hai delle zone della città molto molto trafficate in questo momento, le piste ciclabili, bicicletta,
puoi vedere in 3D, ma mi piace poco l'idea di avere i palazzi in 3D, ma sempre su piano, diciamo, in 2D, quindi non è un granché. Street View, per vedere quali sono le strade mappate in Street View, cioè quelle dove tu puoi scendere con l'omino e vederle come se tu camminassi quella strada. Informazioni sul Covid-19 e eventuali incendi nel caso in cui ci siano zone che magari hai sentito che in quel periodo ci sono pericolo incendi, c'è questa funzione. Ora andiamo a vedere come si vedrebbe in satellite. Come vedi, si vedrebbe così sostanzialmente. Ecco, noi possiamo andare anche a vedere il satellite, l'avrai visto mille volte, eccetera eccetera, per guardare i locali eccetera e così via, i ristoranti, i negozi, le cose da vedere e fare. Non è molto comodo il satellite effettivamente, però se vuoi andare a vedere una spiaggia ad esempio, sì, è comodo, perché alla fine ti fa vedere anche com'è realmente la spiaggia, se ci sono bar, che cosa c'è diciamo all'interno e come servizi, quello sì. Come puoi vedere, questo è l'anfiteatro di Tarragona, un piccolo colosseo qui a Tarragona. Ecco, questo è per quanto riguarda il satellite. Il rilievo non te lo faccio nemmeno vedere, però torniamo alla predefinita e magari proviamo a vedere, mettendoci i dettagli del traffico. Come potete vedere, qui nel centro di Tarragona c'è una corsia adesso che va verso questa piazza che è Plaza dell'UNESCO, che è rossa, c'è una corsia rossa, vuol dire che le macchine che vengono dalla Rambla Vecchia verso questa piazza sono sostanzialmente ferme o c'è un po' di casino. Dove è arancione, chiaro, c'è un po', dove sono verdi non c'è grande traffico. Ora è domenica quando sto registrando, un gran traffico non lo vedo più o meno da nessuna parte. Possiamo mantenere quello e cliccare anche su Live View. Abbiamo sia il traffico che il Live View. Come vedete, Tarragona è una delle città quasi assolutamente del tutto mappate dalla view. Dopo quel punto basterà cliccare su dove vogliamo vedere e andremo direttamente, eccoci qua, qua possiamo cliccare sulla view e come vedi siamo all'interno della view. Ormai si può fare un sacco di cose con quest'app. Ecco, quello che vedete qui davanti è appunto il Circo Romano di Tarragona. Detto questo, tutto molto semplice. Abbiamo visto quindi le tipologie di mappe, 3 tipologie di mappe e 7 tipologie di dettagli sulle mappe. È chiaro, vi consiglio di fare una scelta, io tengo sempre solo predefinita, poi se voglio vedere il traffico lo vado a inserire in quel momento, perché altrimenti più dettagli inserite meno capibile poi diventa la mappa. Questo è secondo me una cosa importante da capire. Ora andiamo a vedere le singole schede. Perché? Perché quando siamo in viaggio, secondo me, è una delle cose più simpatiche e utili che possiamo utilizzare. Ora noi andiamo, ad esempio, ti faccio vedere 2 schede di ristoranti per farti capire quali funzioni hanno le schede di ristoranti, poi ti vedremo una scheda di negozio, una scheda di luoghi di interesse e i trasporti pubblici. Qui andiamo nella piazza del municipio di Tarragona, Plaza de la Font, e abbiamo diversi ristoranti, ci sono diversi bar, diversi ristoranti, eccetera eccetera. Se io clicco su ad esempio un ristorante che è questo, e anche qua consiglio gastronomico, aspettate, ho cliccato malissimo sul ristorante, mi si è aperto ma l'ho cliccato malissimo, in Plaza de la Font, Quattros, è un ristorante dove mangiare tapas economiche ma molto molto valide, quindi altro consiglio gastronomico, lo vedete già, anche perché ha un voto di 4,1 medio ma con 2171 recensioni, quindi è un ristorante catalano molto molto quotato, come vedete ha un solo simbolo dell'euro perché è anche molto economico. Allora, la scheda, quando io la vado a scorrere, ad aprire, come potete vedere mi dà la possibilità di avere le indicazioni, di avviare dal luogo dove sono diciamo, farmi guidare, possiamo chiamare il locale. Questo poi dipende molto da come l'hanno gestita loro, come hanno creato loro. Allora, meglio hanno creato, più precisi sono stati, meglio sarà. Come potete vedere, il 4 si è già attivato anche una funzione fighissima delle nuove schede, che è quella di chattare oltre che chiamare. Infatti hai anche la scheda di chattare direttamente e mi dirà sotto, secondo me in un qualche punto, mi dirà, o forse no, però mi... Di solito se c'è la chat mi dice che rispondono entro tot, in questo caso non lo vedo, ma di base è possibile chattare perché, come avete visto, c'è la scheda chatta. Puoi salvare il luogo e quindi dopo puoi metterlo fra quelli da vedere, quelli che hai già visitato, eccetera.
condividerlo e lo vedremo dopo. Da ogni scheda puoi anche condividerla. Qui vedi, come ti dicevo prima, massimo della privacy, andato a farsi benedire, visitato 2 settimane fa, mi dice addirittura tutti i giorni in cui ci sono stato, da quando sono conosciuto. La prima volta ci sono stato a maggio del 2021, poi ci sono stato altre volte, ci sono tutte le volte, basta cliccare sopra e ci viene detto, torna indietro nel tempo, ci viene detto anche dove, che giro avevo fatto e quanto c'ero stato, cioè ero stato dalle 19.55 alle 20.54, quindi un'oretta, a Quattros, ad esempio martedì 19 ottobre 2021, alla faccia della privacy. Però a parte questo, c'è tutto. Abbiamo le schede, aggiornamenti eventuali se hanno cliccato, possono pubblicare loro dei post. Abbiamo l'importante scheda menu per quanto riguarda i ristoranti. Abbiamo, passate in alto, le recensioni, altrettanto importanti. Come sempre, lui le ordina per pertinenti, ma io ti consiglio poi di ordinarle per più recenti. E come vedi, ci sono le varie recensioni con anche chi ha messo foto, eccetera, eccetera. Ti ho fatto vedere come si rilascia una recensione. Foto, info e così via. Prenota un tavolo, c'è anche la possibilità di prenotare un tavolo cliccando però questo link che porta a una diciamo pagina del sito del ristorante stesso. La realtà è che su Google Maps possiamo anche, adesso ti faccio vedere un'altra scheda, di un ristorante che appunto ti consiglio, anche quello è qui nella parte alta nella plaza del forum, adesso la cerchiamo, la troviamo, sono un po' perso ma lo troviamo sicuramente, eccolo qui, Ares, altro ristorante che ti consiglio assolutamente. In questo caso, come puoi vedere, Ares, uno dei miei ristoranti preferiti qui a Tarragona, ha la possibilità di prenotare, vedete c'è il indicazioni, avvia e poi c'è prenota e poi c'è anche il tastone prenota un tavolo sotto. Ci sono tutte le schede che abbiamo visto fino adesso, non c'è ad esempio la chat che non ha il proprietario di Ares, non l'ha attivata, però lui ha il tasto prenota, se noi clicchiamo su prenota, lui mi farà vedere oggi, ad esempio, adesso sta quasi chiudendo, però questa sera io potrei andare a mangiare alle 21, perché è l'unico turno, l'unico orario disponibile, oppure potrei andare a guardare domani è chiuso, andiamo a vedere mercoledì, e come vedi mi dice sempre solo alle 21, però lo posso assolutamente prenotare direttamente da lì. Chiaro, posso anche chiamare, eccetera, eccetera, come abbiamo visto. Questo era per quanto riguarda le schede di ristoranti, però possiamo vedere anche le schede di negozi, ad esempio questo negozio Estank Cask Antique, che è un negozio di sigari, qui non mi ricordo neanche di esserci mai passato davanti, però sì, ci sono passato davanti ma non sapevo fosse un negozio di sigari, quindi l'ho preso proprio a caso qui con voi. Come vedete ha più o meno le stesse schede, non ha il menu, non ha queste cose, è chiaro, ha schede diverse a seconda dell'attività che uno ha, però hai praticamente tutte le stesse funzioni. In alcuni negozi c'è anche possibilità diverse, ovvero hanno curato molto meglio le schede. Adesso andiamo a vedere se riesco a trovare un negozio che ha una scheda curata in modo migliore, magari questo Vinoteca, che è anche un bellissimo locale. Come vedete ha inserito salute e sicurezza, mascherino obbligatorio, questo hanno inserito loro delle cose in più. Andiamo a vedere se ci sono delle cose in più, no, effettivamente sono rimasti molto su semplice anche loro, però di base questa era la scheda per quanto riguarda negozi. Adesso andiamo a vedere le schede per quanto riguarda appunto cose da vedere e fare. Abbiamo visto, ti ho citato prima, il Circo Romano di Tarragona, che ora mi segna come molto affollato, e come vedi, a parte che se tu vedi mi dà già anche la possibilità di prenotare un hotel con Booking nei dintorni, ma comunque questa è una pubblicità. Se io apro il Circo Romano di Tarragona, ecco, in questa cosa qua, a parte che tante foto che ti permette di capire come e se fa per te la cosa, ha 6.150 recensioni, ti conviene assolutamente dare un'occhiata, ti spiega che cos'è, ti spiega appunto le foto più recenti e così via, ti dà gli orari di punta, è molto importante, ti fa vedere
quando è meglio andarci, ti spiega i trasporti pubblici nei dintorni per raggiungere quella destinazione. C'è una scheda con domande e risposte che non sono le recensioni, sono domande e risposte che hanno scritto e a cui hanno risposto appunto chi gestisce questa pagina. Quindi è molto importante, ce ne sono 14, adesso ne proviamo a fare una. Sono ammessi cani di piccola taglia, chiaramente viene tradotto perché Google ce la traduce, ma era se admiten perros pequeños, e qui la risposta è non capisco il regolamento, ci sono delle traduzioni anche un po' farlocche a volte, però ci sono 7 risposte date da 7 persone a questa domanda e sono state pubblicate e vediamo. Il prezzo, ti chiedo, cioè, guarda un po' tutto perché le schede sono molto interessanti. Qui sotto, come puoi vedere, conosci questo posto, ok, aiuta gli altri a decidere. Io se clicco ok, mi fa delle domande e io posso così aiutare la community per capire se fa per loro o no. Gestisci questa attività? Assolutamente non la gestisco. No, gestisco un'altra attività? No, vabbè, queste domande sono inutili. Perché comunque c'è un parcheggio accessibile in sedia a rotelle, se io so questa cosa clicco sì o no, o non so, io in questo caso non lo so. È possibile acquistare cibo in questo luogo? Non è possibile acquistare cibo in questo luogo, non ci sono dentro dei bar eccetera, ma ce ne sono tanti fuori ma non dentro. È un luogo adatto per bambini? Assolutamente sì. C'è un ingresso accessibile in sedia a rotelle? Direi di sì, ma non dopo per visitarlo diventa sì, è vero, se invece sì, perché ci sono anche gli ascensori. È possibile visitare gratuitamente questo luogo? Non è possibile visitarlo gratuitamente. È possibile acquistare biglietti d'ingresso all'entrata di questo luogo? Assolutamente sì. E così sto aiutando e posso stare lì a rispondere a tutte le domande che mi vengono date e io così aiuto a scegliere le persone. Questo era per farti vedere la scheda di un luogo utile. Ad esempio, un altro luogo utile potrebbe essere una spiaggia, una playa, sì. Una spiaggia. Allora, se noi clicchiamo su questa spiaggia del miracolo, la playa del Miracle in catalano o del Milagro in spagnolo, come vedi hai tante foto. Le foto servono soprattutto in questi luoghi per capire appunto se ci fa per noi, se ci piacciono, se è dei servizi che ci interessano, appunto argomenti citati spesso dagli utenti, parcheggio, che tipo di sabbia, se ci sono docce, il treno, se ci arriva, se ci sono i ciringhito e così via. Insomma, per i luoghi di interesse, chiamiamoli così perché si chiamano così, queste sono le schede. Come vedete sono schede diverse rispetto a quelle delle attività locali. L'ultima scheda che ti voglio far vedere sono quelle dei trasporti. Ora, se noi facciamo zoom in un luogo e poi vediamo il simbolo del bus, ad esempio, e noi ci clicchiamo sopra, come vedi qui siamo in Rambla Vella, nella Rambla Vecchia di Tarragona, e come vedi passano 4 linee di autobus, di bus, l'8, l'11, il 12 e il 73. Mi dice qual è il primo che passa. Se io so già che la linea che a me interessa è la 11, io vado a cliccare solo sulla 11 e mi spengono tutte le altre, mi dà tutti gli orari a cui passerà di lì, da questo momento in poi, oggi chiaramente, il bus numero 11. Se io ci clicco sopra, così vedete che fra 11 minuti passa di lì, è stimato alle 15:31, in questo momento sono le 15:20, sto registrando, e come vedi mi dice che alle 15:31 sarà lì, poi arriverà al Balcò, alla fermata Balcò, che è il balcone del Mediterraneo, alle 15:32, poi al Miracle alle 15:33 e così via, andrà a fare tutte le sue fermate fino a, se io allargo, fare tutto il giro che fa appunto questo bus numero 11, che arriva fino a non sono a casa, molto lontano. Quindi questo, se quello che ci interessa, è assolutamente molto utile. Così per le stazioni dei treni, così per tutte le stazioni dei bus. Sì, è vero che abbiamo anche delle app dedicate come MoveIt, che è molto utile, però secondo me Google sta facendo un lavoro pazzesco. Se noi poi decidiamo di prendere un autobus, sicuramente vedremo dove quell'autobus è. Adesso, secondo l'orario previsto, se noi andiamo indietro, noi vediamo che non è ancora partito, perché parte alle 15:23, parte da Enric Dosso alle 15:23. Quando partirà, noi quel simbolino lì dell'autobus di fianco a Enric Dosso si muoverà, quindi si muoverà
andando verso Place Imperial Tarraco, verso Pau Casal, e lo vedremo arrivare pian piano verso la Rambla Vella. Così vedremo arrivare l'autobus dall'applicazione ancora prima di quando lo vedremo con i nostri occhi. Secondo me è molto molto utile, cioè Google Maps sta diventando una cosa veramente veramente importante. Andiamo avanti, prima di far diventare questo video di un'ora, cosa che diventerà molto vicino, ma andiamo avanti. Allora, come scaricare offline le mappe? Nuovo capitolo, molto semplice, lo possiamo fare da telefono. Vi basterà cliccare su la vostra fotina, il vostro account, quindi in alto a destra, voi ci cliccate sopra, ci sono diverse voci che si aprono, ma ci sarà appunto la voce mappe offline. Voi ci cliccate sopra, ci sono una serie di mappe che sono salvate o per default da me dove abito, eccetera eccetera, oppure perché le avevo salvate. Come vedete c'era una mappa di Malaga che avevo scaricato ma è scaduta, perché vanno a scadere dopo un tot di tempo, perché occupano spazio nel telefono. Dovrete voi, vi arriverà una notifica per chiedere se volete tenerle o volete che vadano a scadere, ma poi vi conviene lasciarle scadere se non vi servono più e poi andarle a riselezionare. Come si seleziona? Cliccate molto semplicemente su seleziona la tua mappa e poi allargate o stringete quello che volete. Cioè, se io, questo è il massimo dello stretto che posso salvare, come vedete mi dice che il download richiede fino a 25 mega del tuo spazio libero. In questo caso ho ristretto molto, tutta la città di Tarragona e poco più, e quindi mi occuperà solo 25 mega. Ma se io volessi salvare un pezzo più grande, quindi tutta la Catalogna e una parte della costa francese, ma anche Tolosa eccetera, come vedete, se io salvo questa mappa, questo riquadro, mi richiede fino a 505 mega del tuo spazio libero. Se io volessi salvare, ad esempio, tutta la Spagna, non ce la fa. Ah sì, perché il massimo che mi fa salvare è una certa misura. Vediamo se effettivamente non mi fa salvare tutta la Spagna. Comunque posso prendere una fettona bella enorme. Centrale mi dice 325 mega. Guardate bene a quanto ammonterà poi la vostra... il vostro blocco, cioè il vostro occupazione di mega all'interno del vostro telefono. Quello che vi consiglio è di scaricare più mappe, però di pezzettini ristretti, ad esempio della città di Madrid, fatta così sono solo 75 mega e ho l'intera città di Madrid. Insomma, queste sono le come scaricare appunto le mappe su telefono, le mappe offline. Quando una volta che le abbiamo offline, che cosa possiamo farci? Possiamo appunto navigarle offline senza avere connessioni. Ormai abbiamo tutte le connessioni e ormai le utilizziamo anche quando siamo all'estero, perché poi in Europa possiamo utilizzare i nostri piani tariffari, quindi non è assolutamente un problema. Però detto questo, se avete dei problemi chiaramente potete navigare offline. Ora, ultimo capitolo da telefono, poi andremo da computer e poi ci saluteremo, è quello della condivisione dei punti di interesse. Cioè noi diciamo che vogliamo andare a mangiare ramen da Ramen Shifu. Non mangiate ramen se venite a Tarragona, però se vivete qua io ci vado a mangiare, appunto, mi piace molto. Però se volete dare un punto di ritrovo ai vostri amici e dire ci troviamo stasera alle 9 da Ramen Shifu, voi andate sulla scheda di Ramen Shifu, cliccate su condividi e poi vi si aprirà la mappa. Potete condividerla via mail, potete condividerla via WhatsApp, potete condividerla via Messenger, potete condividerla in tanti tanti modi. Insomma, la condividete con i vostri amici per dire anche stasera ho scelto io in maniera dittatoriale di andare a mangiare lì e venite lì ad tal orario. Un'altra cosa molto utile della condivisione delle mappe, non ve lo faccio vedere per una questione di privacy, ma è quella di andare a cliccare sul vostro, cioè qui vi faccio vedere che mi segnala praticamente dove sono io, il pallino blu sono io, bene, se io cliccassi sul pallino blu a quel punto lì mi dà il mio indirizzo, ripeto non lo metto, vi ho già fatto vedere più o meno dove sono, ma non vi metto perché così non ci viene la via, e a quel punto io posso scegliere se condividere la mia posizione dove sono adesso, dove sto, e quindi dire ragazzi quando arrivate a Tarragona venite direttamente a casa mia qui e io lo condivido, come ho detto, via WhatsApp, via Messenger, come voglio, via email e così via. Ma posso anche condividere la mia posizione in movimento,
ovvero se io fossi in movimento, fossi in una piazza di Tarragona e dicessi ragazzi, allora io sono in giro già, quando voi arrivate io sono qua, cioè seguite dove sono, quindi voi cliccate lì, dite che la volete condividere per tot tempo, potete scegliere di condividerla per un'ora, 2 ore, 5 ore, finché non staccate, e praticamente man mano che vi muovete con il telefono in tasca lui si sposta la posizione e i vostri amici possono vedervi muovere. Molto molto semplice, molto molto comodo per farvi trovare nel caso in cui siate magari a una fiera, un mercato, un evento. Condividete la posizione, i vostri amici si muovono in modo di trovarvi e voi non dovete rimanere fermi ad aspettare, che è sempre una rottura di grandi scatole. Questo era per quanto riguarda il discorso del telefono. A questo punto torniamo su il mio faccione completo, io spengo un attimo il telefono e praticamente cambio, spengo lo schermo e cambio schermo, ti condivido la finestra di Google Maps da... Eccoci qua, io mi metto piccolino laterale, siamo sempre a Tarragona, non è cambiato, però siamo da schermo perché ti voglio far vedere come è possibile creare degli itinerari propri all'interno di una mappa di Google Maps. Noi dovremo cliccare sulle tre lineette in alto a sinistra. Se noi ci clicchiamo si apre più o meno tanti menu che abbiamo già visto fino adesso, ma quello che a noi ci interessa sono i tuoi contributi sono cosa, le recensioni che hai fatto, le cose che hai salvato. Se tu clicchi sui tuoi luoghi si aprirà una sorta di tante cose dove hai da visitare, tutte queste cose qua, etichettati, visitati eccetera, ma l'ultima voce è mappe. Se noi clicchiamo mappe, come vedete ce n'è già una serie di itinerari salvati o già pronti o che mi ero creato io, e con la voce crea mappa qui sotto ti basterà cliccarla e si aprirà una nuova pagina, e a quel punto dovrai andare, qui è molto più in grande, dovrai andare a farti e crearti tutto il tuo itinerario. In questo video non andiamo a trattare come creare un itinerario, non è così semplice, ve lo dico subito, non è così immediato, puoi creare diversi livelli, condividerlo con persone, l'anteprima, andrai a cercare le varie destinazioni, puoi mettere tutti i segnaposti di colori diversi, insomma non è così semplice, ci sono dei tutorial molto molto importanti e fatti bene su YouTube che spiegano come creare itinerari su Google Maps. Una delle cose che però non è bello di Google di creare propri itinerari, cioè che creando propri itinerari non è un granché, è che non sono condivisibili offline, cioè dobbiamo essere sempre online per vedere i nostri itinerari. Questa è un po' una mancanza che speriamo venga risolta per quanto riguarda da Google, perché sarebbe interessante poterli avere anche nella versione offline delle nostre mappe, scaricarlo in modo offline, questo sarebbe veramente interessante. Io penso, adesso do un'occhiata alla scaletta di questo infinito tutorial, penso di aver concluso, sì, ho concluso, abbiamo visto tutto, io ti ricordo come Google Maps sta evolvendo e quindi ti ricordo anche i video dove ho inserito varie altre funzioni, video più corti dove parlavamo di una funzione o dell'altra, vi ricordo soltanto alcune città che sono già con le mappe dettagliate, quindi con i passaggi dove ci sono gli scalini, magari anche per chi ha disabilità, ma ha tante altre funzioni. Non sono ancora tutte le città così, quella che abbiamo visto adesso, Tarragona, non è così, ma Roma in Italia lo è, Roma, Milano, Venezia, Roma è la prima città, in tante città in America diventeranno sempre più le città. Insomma, le funzioni sono tante, vai a vedere i video perché li vado a fare in aggiornamento sempre più spesso volentieri. Ti ricordo Super Travel Club, la community dei viaggiatori di crescita personale, non mi dilungo ulteriormente, anche per partecipare al Quiz Night, link qui sotto in descrizione, ci clicchi sopra e ti iscrivi. Se questo video ti è tornato utile e ti è piaciuto, pallicioni verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. Se non sei ancora iscritto, iscritta a questo canale YouTube, è il momento di farlo, faccio una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella, perché in quel modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero e al prossimo video.